Io non voglio soffermarmi sugli aspetti tecnici, ambientali, agricoltura, eccetera, perché sono stati ampiamente sviscerati da almeno 3 anni a questa parte. Ci sono stati dei consigli comunali aperti al pubblico in cui abbiamo detto la nostra opinione, abbiamo fatto una serie di indagini, abbiamo documenti scottanti che fra poco renderemo pubblici e sono veramente pesanti sul sito dove dovrebbe sorgere questo impianto. Quindi non mi voglio soffermare su questo, se no rischiamo di stare sempre fermi allo stesso punto. Voglio andare avanti. Uno, noi spendiamo, non so se i cittadini lo sanno, attualmente noi spendiamo 10 milioni di euro per la gestione dei nostri rifiuti, il che è qualcosa di veramente scandaloso con i risultati che abbiamo. Seconda questione, prendiamo per buono la dichiarazione che il sindaco Miglio, forse incalzato dai cittadini, dalle opposizioni, dai movimenti, non lo so, ha fatto qualche giorno fa, in cui ha detto che è sicuro che si farà ricorso al Consiglio di Stato rispetto a quella sentenza del TAR. La cosa di per sé non ci basta e non ci rassicura, perché sappiamo che molte volte le cause, i ricorsi possono essere anche di facciata, giusto per lavarsi la coscienza, come è successo per la centrale termoelettrica, perché a me questa sembra una ripetizione di quell'episodio, cioè a posteriori tutti erano contrari, non si è capito chi ha voluto quella centrale, e qua sta succedendo la stessa cosa. Tra l'altro c'è un gioco delle parti, il sindaco, mi dispiace dirlo perché diciamo ci conosciamo da anni, però gliel'ho detto: Francesco, una cosa è il rapporto ad personam, una cosa è il rapporto politico. Lui ha giocato sul fatto che era presidente della provincia e sindaco contemporaneamente. Allora quando gli si muove critica come consiglio comunale, ma è stata la provincia, non sono stato io a decidere, non è stato il comune di San Severo. E non è vero né un e né l'altro, perché comunque il comune, è stato già detto, ha anche le sue peculiarità, le sue responsabilità. Voglio andare avanti. Allora che cosa c'è da fare adesso? Uno, io mi auguro che ci sia veramente questo consiglio comunale aperto, nel quale una volta e per tutte si stabilisca che la città di San Severo, rispetto a quell'impianto, è completamente contraria a vari livelli. Tanto è vero, io scritto un più di così non ci riesco. Sente meglio? Tanto è vero che io in quel piccolo volantino che ho scritto qua ho detto le ultime cose. Va bene, cercherò. Allora, mi auguro che si svolga il consiglio comunale chiesto dalle opposizioni, nel quale tutti possiamo intervenire e dire una volta e per sempre basta a questa commedia degli equivoci. Cioè, praticamente il consiglio comunale stesso si è espresso, come già stato detto, in maniera unanime contro, anche se su proposta opposizione, non mi interessa chi l'ha proposto, ma comunque si è espresso in maniera sfavorevole a questi impianti. Allora, io ho scritto, non rifiutiamo gli impianti in sé per sé, perché comunque dobbiamo essere anche consapevoli che i nostri rifiuti in qualche modo dobbiamo gestirli e smaltirli. Non possiamo mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi. Il problema è come si fa, dove si fa e con che quantità. A un responsabile di questa società presente, e nonché ai responsabili della regione e della provincia, io dissi una volta, ho fatto questo esempio non a caso, di una porcilaia. A Serra Capriola volevano realizzare una porcilaia di migliaia di capi, una nota società italiana che sappiamo tutti. E abbiamo fatto anche lì un comitato e siamo riusciti a bloccare quella porcilaia. Perché i quantitativi determinano anche l'impatto ambientale, non è dire il rifiuto è organico, quindi è una cosa, se butto una buccia di banana è un fatto, se ne butto 10.000 è tutto un altro discorso, per dire la buccia di banana e per non dire tutto il resto. Quindi questo impianto è sbagliato per ubicazione, per quantità di rifiuti, è stato già detto e lo ribadisco personalmente insieme a qualche amico
abbiamo fatto il giro di tutti i sindaci e assessori del nostro comprensorio, quello che si chiama tecnicamente ARO, ambito di raccolta ottimale, formato da 7 comuni, praticamente dell'Alto Tavoliere, Torre Maggiore, Apicino, Poggio Imperiale, Lesine, eccetera, eccetera, e abbiamo detto, sentite, se facciamo un impianto che smaltisce i rifiuti organici del nostro comprensorio, voi siete d'accordo? Come no? Tutti quanti hanno espresso un parere favorevole rispetto a questa ipotesi e viceversa un parere contrario a questo tipo di impianto. Tanto è vero che il sindaco di Torre Maggiore di qualche anno fa mi disse una cosa che mi fece riflettere, e chiudo qua. Disse, veramente sta impianto, sono venuto a proporlo prima da noi. E sapete che cosa aveva proposto la società? La stessa società, che avrebbe ritirato il rifiuto gratis. Come mai invece qua si parla solo di una riduzione, tra l'altro, in questa preconvenzione? E allora, riassumendo, quali sono le proposte che io mi sento di fare? Uno, ovviamente no a questo tipo di impianto. Due, accertiamo che cosa c'è in quei terreni dell'ex Safa e verranno pure delle belle sorprese. Tre, allora il Consiglio Comunale è aperto, ovviamente sono d'accordo, dove magari entreremo un po' più nel dettaglio e riveleremo delle cose che adesso non è il caso di anticipare, perché per vari motivi, e quindi ragioniamo in ottica di un impianto pubblico e comprensoriale con il territorio che ho detto poc'anzi. In questi termini possiamo ragionare. Il sindaco Miglio, qualche anno fa, e abbiamo i post, cioè non è che me lo sto inventando, disse a San Severo, non si fanno impianti che hanno un impatto ambientale di una certa entità senza il consenso dei cittadini. Bene, caro sindaco, sii coerente. Grazie. Bravo.